Ciao a tutti, siamo a Zurigo, la città in cui vivo. Oggi vi porto a vedere le opere d'arte a cielo aperto sparse per la città o semplicemente quelle che è possibile trovare gratuitamente passeggiando per la città. Io vi invito a iscrivervi al mio canale, Il Sapore del Viaggio, per sostenere il mio lavoro. Per voi è gratuito, ma per me è molto importante il vostro sostegno. Adesso andiamo. Ci troviamo alla Hauptbahnhof, alla stazione centrale di Zurigo, dove ci accoglie il coloratissimo angelo custode dei viaggiatori, che tutti i pendolari di Zurigo conoscono. È alto 11 metri e pesa più di una tonnellata. L'opera è stato un regalo dell'azienda Securitas in occasione dei 150 anni delle ferrovie svizzere. È stata trasportata a Zurigo in nave dagli Stati Uniti attraverso Rotterdam. L'opera viene spolverata ogni 3 mesi. Dato che l'artista ha utilizzato colori ad acqua per questo lavoro, l'angelo può essere trattato con grande cautela esclusivamente con un piumino e con una spray ad aria compressa, altrimenti i colori sbiadirebbero. Sempre alla stazione centrale troviamo un'altra opera, la Palla d'Oro Centenaria di Dieter Meier, artista concettuale e frontman del gruppo electropop Yellow. È incastonata nel pavimento della stazione centrale, protetta da un vetro blindato che permette ai passanti di ammirarla. Per 100 anni la sfera, installata nel 2008, inviterà a riflettere su cose futili e insignificanti della vita moderna. Sul soffitto che porta all'Europa Platz troviamo quest'opera formata da cerchi luminosi che richiama il flusso caotico di persone e merci all'interno della stazione. Il monumento rende omaggio al matematico e politico Hans Kunze, che ha contribuito in maniera sostanziale allo sviluppo e alla nascita della S-Bahn zurighese ed è quindi noto con il soprannome di padre della S-Bahn. I cerchi luminosi si muovono in tempi e direzioni diversi, vengono pilotati da un programma appositamente sviluppato dall'artista stesso. Anne-Sophie è nata nell'ambito del Festival Art and City. La scultura in acciaio cromato si trova davanti al 25 Hours Hotel Zurich West. La scultura di questa studentessa di musica rappresenta la gioventù della sua generazione, ma anche quella del quartiere Zurich West. Nei pressi della Bahnhofstrasse di Zurigo troviamo questa struttura in granito. Con le sue linee chiare contrappone ordine al frenetico via vai della via dello shopping. La scultura è realizzata con 63 parallelepipedi grandi uguali, 42x42x210 cm. Il granito proviene da una cava nella foresta nera, chiusa ormai da tempo, il che rende difficili anche i lavori di ristrutturazione dell'opera.
Ritorniamo nel quartiere di Zurich West, dove troviamo la Y. In virtù della sua ambiguità, questa opera ha già acceso svariate discussioni. Da un lato, in inglese la Y si pronuncia why, che corrisponde alla domanda perché, e che può essere interpretata come tale. Dall'altro, la forma di fionda può essere considerata come un simbolo della resistenza, se si pensa al racconto biblico di Davide e Golia. Non da ultimo, però, l'enorme altalena fa la gioia dei bambini del quartiere, perché funge da enorme altalena ed è illuminata di notte. La monumentale scultura in cinque parti del duo artistico cubano Los Carpinteros, i falegnami, si trova anche questa nel quartiere di Zurich West. Quest'opera è nata nel 2012 nell'ambito del festival artistico in città Art and City. Le forme delle cinque sculture si ispira ai vari utensili che si possono applicare su un avvitatore elettrico. Gli artisti Los Carpinteros considerano la loro opera un omaggio al passato industriale dell'ex quartiere di Zurich West. Il pubblico ha accolto con entusiasmo l'installazione temporanea, ragion per cui la fondazione Walter Bechtler ha acquistato tre delle cinque sculture e le ha messe a disposizione della città di Zurigo per 10 anni, come prestito. Dopodiché gli artisti hanno deciso di lasciare per lo stesso tempo le altre due sculture per non spezzare l'opera. Bene ragazzi, io vi ringrazio di aver visto il video, spero vi sia piaciuto, mettete like per farmelo sapere, condividete anche il video se vi fa piacere. Io vi saluto da Zurigo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!